Ciao ragazzi, buongiorno, buon fine settimana e buon festa del papà per chi è papà. Niente, volevo presentarvi gli arrivi di questa settimana che, come amo dire io, sono arrivi veramente di cinema, cioè quindi mi spiego meglio. Sì, le scatolette, come ben sapete, come dice qualche amico mio, ci piace a tutti collezionarle, cioè quindi l'edizione bella, l'edizione particolare. Ci piace aprirle, goderle, perché si può collezionare le scatole, diciamo, quello poi diventa collezionare cellophane, ma non entriamo in diatribe che non ci interessano. Questi sono proprio arrivi di cinema, ci sono dei fuori catalogo, ci sono qualche edizione bellina, ma sono arrivi di cinema. Pezzi che mi mancavano, pezzi che volevo, qualche Blu-ray pure raruccio, ma soprattutto film che volevo. Quindi passerei subito, ho fatto dei recuperi da un privato e vi passerei subito a presentarveli. Ho il Blu-ray di Antichrist, ormai fuori catalogo, di Lars von Trier, film molto particolare sul maligno femminino, ma non solo, ovviamente con chiave anche erotica che nei suoi film non mancano mai. Mio film a mio avviso stupendo che va visto, ma io amo il regista, forse magari faccio poco testo. Niente, ve lo consiglio, non c'è poco da dirvi perché da vedere. Ci sono anche parecchi extra con delle interviste, dietro le quinte, io ho visto un po' tutto, un po' come è realizzato, li ho visti e sono rimasto contento anche del comparto extra. Altro titolo, Aviator di Scorsese, film che mi mancava in collezione e che tra l'altro non ho mai visto, DVD, Blu-ray ormai fuori catalogo, questi erano tutti usati ma come nuovi. Qui mi sa che contenuti extra ce ne sono tipo il making of, qualche scena eliminata, effetti speciali, scenografie e costruzioni, costumi, trucco, colonna sonora. Poi c'è anche il BD Live, che non so se funziona ancora con il lettore collegato a internet, erano degli extra che si trovavano poi online praticamente sul sito. E niente, anche questo molto contento di averlo recuperato. Altro titolone, a mio avviso, film sottovalutato, sempre della filmografia di Scorsese, Hugo Cabret 3D Real, però io già ce l'avevo il Blu-ray normale, mi mancava questo. Io i 3D li vedo con il visore PlayStation, perché non ho la TV adatta, è comunque un'esperienza molto piacevole. Siccome il film l'ho amato e lo amo, quindi volevo vederlo in 3D, prima o poi me lo sparo così. È molto raro questa versione, quindi contentissimo di averlo ritrovato. Passiamo al prossimo. Io faccio la filmografia di De Niro, ovviamente non è completa, ma e poi tra l'altro è l'unico comparto della mia collezione dove non vendo diciamo, quando faccio l'upgrade al di là degli extra uguali, cioè anche se sono stradoppioni non vendo nulla, quindi me li tengo. E appunto la filmografia di De Niro, mi mancava Ronin in Blu-ray, che ormai è il Blu-ray italiano, però si trova con l'italiano anche all'estero. In Italia, diciamo, questo proprio italiano non si trova più, quindi contentissimo di averlo recuperato. Tra l'altro, sigillato, era sigillato perché adesso l'apriamo. E niente, mi mancava. Questo poi è un film che poi, se non erro, non vorrei dirvi baggianate. Non so se. Vabbè, c'è già anche Jean Reno. Non mi ricordo il regista. Stavo dicendo la cazzata che era di Luc Besson, ma forse no, eh? No, mi sa che non è di Luc Besson. Vabbè, non riesco a trovare il regista. Il regista. Niente, comunque è un bel action. E niente, c'è tra l'altro c'è un inseguimento di auto definito tra i più belli della storia del cinema. Ce l'avevo ovviamente in DVD, ma contentissimo di aver recuperato il Blu-ray come contenuti extra, trailer, solo trailer, quindi niente di che. Film che chi non l'ha visto è un bel action, eh? Cioè, quindi ve lo consiglio. Contento, contento, contento. Altri due titoli che questi sempre dal privato, questi qua però li dovrò vendere perché ce li ho già, quindi se qualcuno è interessato
mi può contattare. Sono due fuori catalogo. Il primo è Re per una notte, film stupendo di Robert De Niro, sempre di Martin Scorsese. Anche questa è una perla da alcuni ignorata, ma è un filmone. In alcuni tratti ricorda il Joker, l'ultimo Joker, quello con Phoenix. E lo consiglio, al di là che lo vendo o meno, comunque se lo trovate prendetelo. Se vi interessa, scrivetemi che ne parliamo. L'altro che sempre devo vendere è New York, New York, sempre doppione. Anche questo è un bel film, molto musicale, con Liza Minnelli e Robert De Niro. Blu-ray anche questo fuori catalogo. Se interessati, contattatemi. Passiamo ora agli arrivi. Ah no, c'ho l'ultimo sempre preso dal privato. Eccolo qui. Il cofanetto di Clint Eastwood, questo qui bianco con i titoli che vedete qui, che ora vi leggo. Con L'uomo dalla cravatta di cuoio, Gli avvoltoi hanno fame, Brivido nella notte, Joe Kidd, Lo straniero senza nome e Assassino sull'Eiger. Cofanetto molto carino, Ale. 6 amarai all'interno, di cui 2 cicciotte, come le chiamo io, e 4, sì, no, 3 cicciotte e 3 sottili. Brivido nella notte. Questo cofanetto è fuori catalogo e tra l'altro ci sono dei film, ora non ricordo quali, che sono inediti solo per questo cofanetto e sono rimasti inediti in Blu-ray. Poi abbiamo Joe Kidd. Io di cofanetti di Clint Eastwood c'ho l'altro con la filmografia, tra regista e attore, c'ho quello dell'ispettore Callaghan, questo qui mi mancava, questo qui adesso è Lo straniero senza nome. Mi sono sincerato che avessi aperto il microfono. L'altro è L'uomo dalla cravatta di cuoio. Poi, alcune amarai le odio. Assassino sull'Eiger. Cofanetto della Universal, questo qui. Italiano, tra l'altro, perché esisteva anche la versione inglese con l'audio italiano, ma questo è l'italiano proprio. E Gli avvoltoi hanno fame. Vabbè, mi si è accorti dai titoli in italiano, tra l'altro, penso sia abbastanza palese. Inseriamo all'interno. Perfetto, anche questo usato come nuovo. Contento di averlo recuperato. Molto molto carino come cofanetto. Andiamo a riporlo qui. Passiamo agli arrivi da Amazon. Allora, partiamo con una delle ultime steelbook uscita, Kingsman. Le origini, quindi il terzo film che non ho ancora visto. Vedete, è un quarto di slip, molto molto carina l'artwork a mio avviso. Qui dietro c'è la pistola. Io ho visto gli altri due film e mi sono piaciuti, quindi questo qui non l'ho visto ancora, volevo averlo. Così si presenta all'interno. Non vi sgancio i dischi perché sotto non c'è niente, quindi tranne questa cosa qui, 4K e Blu-ray, trilogia che si va per il momento a completare, ma penso che faranno altri film. Niente, contenuti speciali, qualcosina c'è, poi tipo Il grande gioco a inizio, Terra di nessuno, la scena del duello dell'arma bianca, La memoria alla ricerca di uno scopo, quindi qualcosina di extra c'è. Dolby in italiano, c'è il Dolby Digital Plus 7.1 sul Blu-ray, invece sul 4K stesso discorso, sì, Dolby Digital Plus 7.1. Ho visto qualche recensione su YouTube, ne parlano bene anche della qualità video e di quell'audio. Steelbook molto bellina. Altro arrivo da Amazon, Roma di Fellini. Edizione francese con slipcase. Ho controllato già sottotitoli removibili, film che non ho mai visto, ma appunto sono quei film del 1975. Una
una coproduzione franco-italiana, italiano mono DTS HD 2.0. E così si presenta all'interno. Semplice Amarai con il disco. Non so, visto che esiste qualcosa Criterion, ma è regionale, io non avendo il lettore quindi non l'ho presa. Non so se è tra i migliori master o meno, ma mi piaceva questa edizione, pagata solo 10 euro su Amazon. E me la sono portata a casa. Altro arrivo interessante, film che non ho mai visto, ma ne ho sentito parlare tantissimo, è Blow Up di Antonioni. Per la Sinister Noir Desai, restaurato in HD, ma solamente in DVD. E niente, quindi ci accontentiamo, in Italia esiste solo questo. Edizioni estere non ne ho viste, almeno mi siano sfuggite. L'ho preso in una promozione 2x50%, quindi mi è costato 6 euro. Per il momento mi accontento, soprattutto per darle un'occhiata, perché sono curioso di vedere il film. Magari stasera, oggi dopo la partita del Napoli, me lo vedo pure. Sì, perché se non si fosse capito dall'accento milanese, sono napoletano. E ovviamente tifo Napoli. Non me ne vogliate, qua parliamo di un cinema, non parliamo di calcio. Ecco qui, Blova. Come extra soltanto trailer cinematografico e galleria fotografica. Questo qui sono proprio curioso di vederlo al più presto. È un film che volevo in collezione e me lo so pappato. Altro arrivo, ultimo anzi di questa settimana, ma non per importanza, Mediabook di La Strada di Federico Fellini. Arrivato anche questo ieri, artwork molto carino. Pagato tra l'altro 14 euro in offerta su Amazon, me lo sono pappato subito. Adesso costerà qualcosina in più, magari dopo vi lascio comunque il link perché ogni tanto scende, ma ci sono poche copie. Mediabook che c'ha un DVD, ovviamente il solito libretto con fotografie scritte però rigorosamente in tedesco, come potete vedere. Questo è un acquisto che chi ama il cinema lo consiglio vivamente. E poi abbiamo i Blu-ray. Andiamo a vedere un po', diciamo, nel Blu-ray, quindi l'audio italiano non compresso PCM 2.0 mono. Quindi audio non compresso, 108 minuti. Qui non so se ci sono i sottotitoli tedeschi forzati, ma io avendo sempre il Panasonic 820, bla 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 bla, al male che vado li abbasso e non li vedo più. Versione da 108 minuti nel Blu-ray, mentre nel DVD parla di una versione da 98 più da 104 minuti. Non so a cosa faccia riferimento. Gli extra, beh, a parte il booklet lo conta come extra, intervista ad Anthony Quinn di 29 minuti, non so, immagino non sia in italiano, e poi un'intervista a Giulietta Masina, 10 minuti, questo dovrò vedere se è italiano, film che a me manca dalla visione, quindi anche qui voglio subito recuperarlo nel vederlo. Il cinema italiano mi appassiona da sempre, quindi un po' in tutti i suoi generi, che possono essere appunto dai classiconi come Fellini, il nostro Vittorio De Sica, Totò, piuttosto che Edoardo De Filippo, diciamo tutto, Antonioni, Visconti, cioè quindi tutto ciò che parliamo di classico va benissimo, come appunto chi sa, mi segue sa che il cinema di genere lo adoro, cioè quindi il cinema italiano anche per me ha un posto speciale, diciamo, nel mio modo di collezionare e di vedere il cinema. Poi ovviamente appunto non disdegno, come vi ho fatto vedere, anche il cinema hollywoodiano. Sono cinema diversi, li prendo per quello, insomma. E
E niente, una piccola parentesi sul fenomeno dell'Arrow, l'ho visto ieri, non ce l'ho qua, l'ho visto ieri sera, master stupendo, questa è una parentesi che vi sto dando così, diciamo, di più. E, master a mio avviso stupendo, colonna sonora, anche ne parliamo a fare, e soprattutto il comparto extra, stavo vedendo un documentario che purtroppo ieri si sono fatte l'una, poi di notte mi è venuto sonno, non ho finito di vederlo, di 2 ore, non so se era presente nella versione Blu-ray, ma c'è in questo 4K dove parla Dario Argento, Dania Nicolodi e varie persone che hanno preso parte al film, davvero molto interessante. Vabbè ragazzi, e niente, qualcuno mi diceva che ultimamente ero un po' troppo veloce, me l'ha fatto notare, effettivamente la mia velocità era anche dettata un po' da ansia mia personale per questioni mie personali, però ovviamente poi ci si mette un attimo, ci si ferma un attimo e fortunatamente si cerca di ritrovare un po' più di serenità, quindi ho cercato di dare un'impronta meno, diciamo, come dire, cioè più umana, quindi un ritmo più umano, più da conversazione, diciamo, mettiamola così. Ovviamente nel mio piccolo ci provo, non sono un professionista, non ho questa pretesa né di fare lo youtuber né di altro, insomma, è giusto per condividere con voi le mie passioni. E niente, ho un po' di mal di gola, quindi vi scuso, se la voce risulta un po' fastidiosa. Vi auguro una buona giornata, un buon weekend, mi raccomando, divertitevi, guardate tanti film nel weekend. E ovviamente se volete darmi qualche consiglio scrivetelo nei commenti, io nei commenti comunque vi lascio, nella descrizione vi lascio i link per i vari acquisti se vi interessa. E qualunque, ricordo, qualunque consiglio volete darmi, ebbene accetto, non ho la presunzione di credermi né perfetto né di voler raggiungere la perfezione, però i consigli sono ben accetti. Va bene, quindi like, iscrizione, ciao ciao a tutti, un bacione, ciao.